Buonasera a tutti, siamo finalmente live su Twitch con Giorgio Arfaras per discutere di varie questioni e per una puntata che vuole, almeno nelle intenzioni, essere un Q&A. Quindi esorto tutti coloro che abbiano già parte, diciamo, visto delle precedenti puntate con Giorgio Arfaras su Keynes e Schumpeter a fare eventuali domande, e intanto noi partiamo con alcune domande già raccolte precedentemente. Allora, vorrei partire con la prima domanda che ci arriva da Luigi Visconti. Se gli standard lavorativi e i diritti civili europei fossero applicati in tutto il mondo, riusciremmo a mantenere i ritmi produttivi odierni? È un ragionamento che si può fare in chiave astrattissima. Allora, lei ha gli operai, la metto semplice ma è molto complicata, ma non la complico. Lei ha gli operai tedeschi che fanno le Mercedes. A questo punto le Mercedes le vendono sia agli altri paesi, a se stessi, in Germania, agli altri paesi ricchi, ma anche ai paesi poveri. A questo punto abbiamo, non lo so, il Pakistan. Che cosa fa il Pakistan per poter avere lo stesso livello salariale degli operai tedeschi, lo stesso stato sociale dei tedeschi, gli stessi liberi diritti civili dei tedeschi? Allora voi capite che una volta che si esce dalla polemica che dice i cinesi o i paesi in via di sviluppo pagano poco la manodopera e i loro beni sono competitivi per questo, ma una volta che uno il ragionamento lo complica e si immagina livelli salariali equivalenti nel mondo, stato sociale equivalente, diritti civili equivalenti, evidentemente diventa un percorso di lunga lena che può richiedere decenni se non secoli. Perché immaginarsi che le stesse cose che in Europa sono state conquistate in 200-300 anni possano essere conquistate in poco tempo dagli altri paesi, insomma, cioè. Un conto è aprire una fabbrica in un paese terzo e un conto è avere in quel paese le stesse cose che si hanno qui. Sono due cose completamente diverse. Io conosco un imprenditore che a un certo punto voleva andarsene dalla Cina perché davanti all'azienda che lui aveva insieme a dei cinesi c'erano queste code di persone che dormivano col sacco a pelo. Per cui appena uno veniva licenziato, se ne andava, veniva subito sostituito. Prima che una cosa del genere termini, cioè che ci si trovi in Danimarca o in Germania, direi che ci vuole tanto tempo. Allora, diciamo così, la teoria dei vantaggi comparati, che poi risale a Davide Riccardo, quindi a 200 anni, dice che ognuno si specializza a fare le cose che sa fare meglio. D'accordo? Quindi noi dovremmo avere un universo in cui ognuno si specializza in quello che sa fare meglio. Non so, i tedeschi le automobili, gli americani, non so, gli iPad e via andando, no? Ognuno fa la cosa che sa fare meglio e se la scambia. Il problema è che alcune cose che si sanno già fare è difficile che possano venire imitate. Cioè che in Bangladesh facciano le Mercedes, è difficile, no? Quindi dovrebbero inventarsi una nuova cosa che ti vendono in cambio delle Mercedes che fai tu. E quindi siamo in un mondo dove il ragionamento funziona se lo affrontiamo in chiave di storia economica, di storia, storia delle istituzioni, storia politica, perché in chiave semplicemente economica non vuol dire niente. Cioè sarebbe bello il mondo in cui tutti fossero belli, intelligenti e ricchi. Però il mondo non è fatto, non è così. E prima che tutti siano belli, intelligenti e ricchi, hai voglia. Soprattutto se uno fa un ragionamento semplice che dice che la ricchezza e i diritti sono un fenomeno circoscritto a un pezzo dell'Eurasia, che è l'Europa, e agli europei che sono andati di là. Secondo un'espressione di un politico francese, gli emigrati europei che sono andati negli Stati Uniti avevano il biglietto di sola andata, quindi erano dei viaggiatori senza biglietto di ritorno. Quindi lei nella storia umana ha avuto questo pezzetto di Asia, che è l'Europa, di europei che hanno viaggiato senza biglietto di ritorno, andando negli Stati Uniti.
vabbè, poi c'è anche il resto, ma è arrivato dopo. Allora, questo pezzetto, fino a 200-300 anni fa, viveva leggermente meglio di tutti quanti gli altri, ma da un punto di vista materiale. Adesso vive decisamente molto meglio, ma oltre al livello materiale ci sono anche le altre cose, tipo appunto i diritti civili, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, fare un ragionamento semplice, semplice. Lei è un congolese e allora decide di andare in Svezia. Lei è un congolese povero. No, i numeri non me li invento, sono di Branko Milanovic. Allora, se lei va in Svezia e vive da povero, cioè lei emigra, congolese, va in Svezia con tutti i drammi, prende la barca, sbarca in Italia, insomma arriva in Svezia, il tenore di vita suo si moltiplica per 4 volte. Cioè il tenore di vita del povero svedese rispetto al povero congolese è 4 volte, tenendo conto che in Congo andare al ristorante costa meno, avere le case costa meno, quindi a parità di potere d'acquisto, cioè a parità di se uno va in Svezia vive 4 volte meglio. Povero povero, Se va negli Stati Uniti, povero povero, 3 volte meglio, cioè i poveri americani sono più poveri dei poveri svedesi. Quindi se il congolese va negli Stati Uniti vive 3 volte meglio che in Congo, ma non 4 volte meglio come negli Stati Uniti. A questo punto uno potrebbe dire, vabbè, e chi è che va, quali sono le caratteristiche di quelli che vanno in un posto piuttosto che in un altro? Allora, se la mobilità sociale è legata al livello di istruzione che si ha, che apre un dibattito di circa 9 ore, c'è chi dice sì, in teoria c'è chi mostra coi numeri che non è così, ma diciamo, mettiamo in linea di principio che più uno è istruito più speranze ha. Allora, se uno è molto istruito da un paese in via di sviluppo, dovrebbe andare negli Stati Uniti, dove c'è molta mobilità. Se invece ha un basso livello di istruzione, dovrebbe andare nei paesi dove c'è lo Stato sociale. Seguite? Perché con lo Stato sociale è più protetto. Negli Stati Uniti lo Stato sociale è meno... Diciamo così, uno può fare facilmente carriera, ma se non riesce a farla sta peggio che in Europa, dove se non fa carriera più o meno vive. Questa sarebbe l'idea, d'accordo? Quindi, per ora, più che dire il mondo dove tutti saremo felici un giorno, io direi, per intanto, di studiare com'è la logica economica dell'emigrazione. È perfettamente razionale per un congolese, senegalese o chiunque vogliate dire, venire qua. Perché nella peggiore delle ipotesi moltiplica per 3 o 4 volte il suo tenore di vita. Il problema qual è? È che singolarmente è vero, ma se vengono in 200 milioni non è più vero. Il che crea il dramma che da un lato tu devi accoglierli, perché non si capisce perché tu non dovresti accogliere chi vuole migliorare proprio la propria vita, esattamente come è successo ai tuoi quando andavano negli Stati Uniti o in Argentina, ma nello stesso tempo un numero abnorme è assolutamente ingestibile, che ti mostra bene come sia un grandissimo casino parlare seriamente, non emotivamente, di questi problemi. Quindi, conclusione, in astratto, forse fra qualche secolo avremo che tutti sono felici, belli e ricchi con i diritti civili e lo Stato sociale. Per intanto che questo non è, il fenomeno della migrazione mostra come la ricerca del benessere e della protezione civile dello Stato sociale sia ricercata soprattutto da quelli che hanno un livello di istruzione più basso. E questo è quanto, non c'è una conclusione, un happy ending. Allora, la ricchezza non si espande perché le banche centrali assecondano, nel senso che le banche centrali assecondando, come posso dire, accompagnano la formazione della ricchezza, che però si forma con le attività, diciamo, economiche tradizionali, cioè aprendo fabbriche e servizi. Quindi, perché se fosse così, allora qui vabbè, qui è facile la battuta, no? Ma se fosse così, lo Zimbabwe avrebbe un livello di industrializzazione come quello della Germania, perché ha stampato moneta ad libitum. Non è così. Le banche centrali possono aiutare un periodo di difficoltà economica come quello che sta accadendo oggi, ma in alcun modo sono all'origine della ricchezza. La ricchezza è il frutto degli investimenti. Quindi
Quindi no, non è possibile. Poi. Tra l'altro c'è un'altra domanda relativa alla questione del Congo e Gianluca ci chiede, un povero congolese ha questa informazione? Credo fosse riferita al tenore di vita. Beh, proprio al tenore di vita calcolato da Branko Milanovic 3,1 periodo, escludo. Ma non è questo il punto. Questo mi consente di raccontare le storie di quelli che sono emigrati, ma non dal Congo, ma dall'Italia. Oppure, come nel caso dei miei avi, dalla Grecia. Non è che questi sapessero che il tenore di vita negli Stati Uniti era 4,3 volte periodo. Sapevano, da quelli che erano andati per primi, che si stava molto meglio. Quelli che erano andati per primi vivevano come formiche, prendevano i soldi, li mandavano qua, e quegli altri che erano rimasti qui seguivano e andavano lì, dove la dimensione di speranza era, diciamo, l'econometria. Cioè tu sapevi, avevi la speranza che avresti vissuto molto meglio, no? 3, 2, 4, è evidente che non si sa. Non per caso, sullo Stato della Libertà c'è scritto sfortunati di tutto il mondo, venite qua. Non è che gli diceva 3,1, però era vero che erano gli sfortunati di tutto il mondo, sicuramente. Questo è accaduto. Quindi non è tanto se si sa con precisione, quanto che non è che ci voglia molto a immaginarsi lei in un villaggio dove viene continuamente bruciata, picchiata e quanto è peggio ancora, e viene a sapere che se viene in Europa queste cose è molto difficile che le accadano, e conosce qualcuno, suo cugino che è venuto, che risparmia e le manda i soldi perché lei venga qui. Dopodiché a venire qua deve attraversare la Libia, gli si ricomplica tutto, però quello che voglio dire è che l'informazione è un'informazione legata alla speranza e non all'econometria. L'econometria la studiano gli economisti che hanno la pancia piena, gli altri hanno la speranza. Perfetto. Allora, facciamo un'altra domanda dalla chat, poi proseguiamo con le domande, diciamo, che avevamo. Allora, Wiscalzo ci chiede 5 libri di economia da dover leggere per forza, di qualunque argomento. Va bene. Cinque libri. No, non sono di economia. Allora, adesso io, per me ci sono anche dei fatti generazionali. Cioè io, come dire, mi sono formato sui libri che si leggevano una volta. D'accordo. Allora, Economia e Società di Max Weber, assolutamente, va letto. Poi, Capitalismo, Socialismo, Democrazia di Schumpeter, va letto. La teoria generale non è una lettura come le due che ho prima citato, è un misto di parti, diciamo, economiche in senso stretto e considerazioni di natura generale, però anche questo, anche la teoria generale dell'interesse, l'occupazione della moneta di Keynes, va letto, siamo a 3. Dopodiché io leggerei un libro di filosofia, che è La società aperta ai suoi nemici di Popper, siamo a 4. E 5, che cosa posso consigliare come 5? Come 5 potrei consigliare? Beh, cioè, ve lo faccio vedere. Perché oggi per fortuna sono nel mio studio. Questo, Edmund Phelps, Mass Flourishing, è un'apologia del liberismo, per cui se uno odia il liberismo e legge questo sta male, se invece lo ama trova conforto. E vi ho detto 5 libri. Sono tutti in italiano, se volete, se altrimenti... Ah no, ecco, questo di Edmund Phelps è solo in inglese, non è stato tradotto. Phelps ha vinto un Nobel, non è Pippo che passa. Perfetto, quando la live verrà ricaricata su YouTube, questo elenco di libri verrà messo nel primo commento. Allora, a questo punto vorrei porre io una domanda mia, diciamo. La popolazione italiana è mediamente analfabeta per quanto riguarda i temi economici. Pensa che ci siano le possibilità di migliorare questa situazione nei prossimi 10-20 anni? E se sì, quale potrebbe essere il ruolo della scuola in merito?
Allora, come immagino che più o meno tutti abbiate studiato economia, chi direttamente, chi indirettamente, e vi siete ben accorti che la dimensione, come posso dire, interpretativa dell'economia è mostruosa. Non ci sono verità. Cioè, uno può dire una cosa, il suo contrario, e difficilmente riesce a dimostrare qual è la parte più verosimile. Quindi c'è, non c'è un, come posso dire, insomma, chi studia matematica si arrabbia, ma mi serve come esempio. Ma in economia non è che uno più uno fa due. Perché può fare tre per i schumpeteriani, quattro per i keynesiani, uno e mezzo per i liberisti, per gli statalisti 4,4. Non esiste un punto di vista che possa essere condiviso, come dire, senza, come posso dire, colpo ferire. No? A questo punto lei porta lo studio dell'economia nelle scuole superiori e bisogna vedere gli insegnanti come la raccontano. Le mie figlie avevano un libro dove il capitalismo era raccontato tutto secondo lo schema dell'accumulazione primitiva di Marx, quindi ruberie e pirati. Invece io insegnerei la nascita del capitalismo come il prevalere della cultura, della razionalità e della libertà. Naturalmente quelli mi direbbero: vergognati, servo della Goldman Sachs. Io direi a loro: trogloditi, no? E finirebbe una rissa. Allora, no, posto che non esiste una verità in economia, una pravda, non c'è in economia. Allora, una cosa che si potrebbe fare è spiegare le cose dove ci si può mettere più o meno d'accordo. Non so, la contabilità dello Stato, come funziona? Le pensioni a ripartizione sono quelle pensioni che sono pagate da quelli che lavorano che finanziano quelli che si sono ritirati, quali a loro volta nella generazione prima avevano fatto la stessa cosa. E quindi capire che questo è il meccanismo, che il sistema delle pensioni pubbliche è uguale a quello privato, sotto condizione che il tasso di interesse, il tasso di crescita dell'economia siano gli stessi, bla 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 bla. Cosa si possono spiegare? D'accordo? Spiegare che la pensione è un salario differito. Queste cose, diciamo, meno contundenti, possono essere spiegate, la differenza fra deficit e debito. Io conosco gente che scrive di economia per i giornali che confonde il deficit col debito. D'accordo? Quindi tutte queste cose qui. Sì, allora, se per migliorare la conoscenza dell'economia si intende una specie di educazione civica, dove uno spiega il bilancio dello Stato, c'è lo Stato liberale, che è l'ordine pubblico, la difesa e l'amministrazione, c'è lo Stato sociale, che è esattamente queste tre cose, più le pensioni, la sanità e la scuola per tutti. Poi c'è questo, poi c'è quello, poi c'è quell'altro. In un certo senso, senza dire se è meglio una cosa o l'altra, potrebbe essere un passo in avanti. Però, e qui diciamo la termino in polemica, la vera cosa da raccontare, che sarebbe bello che entrasse nella testa di tutti, che non esistono miracoli. È questo. Cioè, della serie, va bene, nessun pasto è gratis, è la versione pop, no? Però il concetto è non esistono miracoli in economia. E questo è quello che andrebbe più o meno spiegato, perché altrimenti è così. Poi andrebbe anche spiegato alcuni organizzati... Ah, ecco, un altro, posso dare 6 libri invece dei 5? È fondamentale... Manco Rolson, che è un politologo americano, che spiega come i gruppi organizzati, meglio se piccoli, scroccano un tenore di vita molto alto alla massa che non è organizzata. Credo che il libro si chiami Potere e Mercati. Arrivo. Sì, potere mercati, cioè in italiano. Quindi io spiegherei queste cose e se ci fosse un minimo di conoscenza maggiore, forse, come dire, la demagogia avrebbe meno spazio. Cioè uno non potrebbe, come dire, promettere cose che non stanno né in cielo né in terra. Quindi io direi che più che studiare economia è l'uscita dal mondo del
poetico per finire nel mondo del prosaico. Come direbbe De Gaulle, un vasto programma. Allora, direi che possiamo passare alla domanda successiva. È legale. Fai la figura dell'asino, ma non vai in galera. Non so quanti se ne accorgono, in realtà, purtroppo. Appunto, perché, no, quelli che sanno le cose ridono, dicono come siete asini, e gli altri neanche se ne accorgono. Fine. La prossima domanda arriva da Matteo Ellissei e ci chiede: il modello keynesiano nasce in buona sostanza per gestire la crisi del 29, in cui vi è stata una fortissima crisi di domanda. Si potrebbe azzardare un paragone con l'attuale situazione pandemica, anche se il Covid comporta anche una crisi di offerta, perché pure le imprese non possono proporre i propri beni. Le condizioni possono essere in qualche misura simili e il modello può essere valido? Allora, con la storia del Covid c'è la famosa storia delle catene di valore, value chains, e cioè, esemplificando, io sono la Apple, i miei ingegneri si inventano il telefonino, il quale telefonino è montato in Cina, mi invento con microprocessori coreani, sarebbe la value chain. Ai tempi di Keynes le economie erano più domestiche, mentre oggi sono più globali. Cioè, come in Italia una volta lei importava petrolio e esportava, non lo so, lavastoviglie. Mentre adesso lei importa petrolio, fa automobili, ma fa anche freni per le fabbriche tedesche. Cioè, è un mondo dove le interdipendenze sono incredibilmente sviluppate, mentre una volta le economie nazionali erano abbastanza chiuse. Quella inglese meno, perché avevano l'impero. Allora, gli inglesi erano libero scambisti per gli altri, ma proteggevano tutte le cose loro dentro il Commonwealth, per cui erano, diciamo, liberisti a metà. Ma non è questo il punto. Il punto è che allora le economie erano nazionali, tant'è che poi il PIL, l'amato PIL, è molto vicino a una contabilità di economie che siano abbastanza chiuse, tutto sommato. Mi spiego con un esempio. Lei rilancia la domanda. D'accordo? La domanda, allora, con un esempio concreto torinese, niente meno. Lei si mette a fare la metropolitana a Torino. Questa è una classica spesa che potremmo definire keynesiana. Cioè, lei ha una certa sottoccupazione della manodopera degli impianti, ha difficoltà a pensare che il mercato si metterà a fare la metropolitana, fa lei. Dopodiché anche il mercato guadagna, perché la mobilità costa meno, è più veloce, tutto quanto. Tutto bello. Cosa succede? Che la maggior parte degli operai che va a fare la metropolitana di Torino non è italiana, per esprimerci alla buona. A questo punto loro, per una parte di quello che guadagnano, lo mandano in Perù. Mentre una volta la metropolitana l'avrebbe fatta un operaio italiano che poi comprava una lavatrice fatta in Italia. Quindi lei aveva, proprio nel modello del moltiplicatore, un'alta propensione al consumo e una propensione all'importazione minima. Quindi il moltiplicatore è tanto più alto quanto maggiore la propensione al consumo e tanto minore la propensione a importare. Mentre in un mondo globalizzato, col peruviano, li uso come esempio, non ho niente contro i peruviani, il peruviano manda i soldi in Perù e quindi la sua propensione al consumo in Italia è inferiore a quella che si avrebbe, a meno che i suoi parenti in Perù non comprino solo italiano, che mi sembra un'ipotesi un po' tiratella. Dopodiché, per quello che riguarda la produzione, non è che lei non importa nulla, perché importa tantissimo. Quindi anche le politiche keynesiane, che una volta, come posso dire, si sviluppavano facilmente, adesso si sviluppano molto meno per effetto della globalizzazione, a meno che tutti i paesi non si mettano insieme a fare delle politiche keynesiane. Questa è la prima cosa. In un mondo globalizzato bisogna tenere a mente l'esempio della metropolitana di Torino con i peruviani. D'accordo? Quindi il keynesismo, come posso dire, è meno efficace. Poi all'epoca non c'erano le catene di valore.
il telefono prodotto in Italia non era fatto in Cina con i microprocessori coreani. Quindi noi siamo in tutt'altro mondo rispetto a quello classico. Poi vorrei aggiungere, visto che mi invitate per dire cattiverie, che non è che il keynesismo si è imposto perché Gesù Santo quanto era intelligente, si è anche imposto perché, vinta la guerra, il governo americano doveva giustificare tutti quelli che aveva mandato qui a combattere. Il governo inglese altrettanto, forse di più, perché sono stati rasati al suolo e bombardati per anni. Quindi c'era una richiesta di stato sociale molto forte, che era, nel caso degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, il desiderio dell'elite di come dire, soddisfare una richiesta che non potevano non soddisfare. Seguite? Non potevano dire no in Inghilterra allo stato sociale dopo che avevano fatto 4 anni di guerra. Non potevano. Per quel che riguarda l'Europa continentale, primi segni di stato sociale ci sono stati sia in Germania che in Italia con i totalitarismi, e di conseguenza anche qui la spinta verso lo stato sociale. Allora, il keynesismo, se lo dividiamo come regolazione della domanda, va bene, ma se lo dividiamo regolazione della domanda e, diciamo, giustificazione teorica dell'incremento perpetuo della spesa pubblica per avere lo stato sociale, la parte bis si spiega soltanto con la guerra mondiale. Perché altrimenti gli avrebbero detto, sì, va bene Cicci, quando l'economia va giù noi spendiamo di più e quando va su spendiamo di meno. Bravo, fine. Invece tutto quello che si aggiunge, che è chiamato keynesismo, ha a che fare con cose che vanno oltre quello che quest'uomo possa avere fatto. Spero di aver risposto. Direi di sì, e quindi se non abbiamo ulteriori commenti in merito possiamo passare alla domanda successiva, che invece ci arriva dalla chat. Non so se Matteo riesce a mettere il commento qua in evidenza. Sì. È una domanda di Davide Canova che ci dice, anzi ci chiede, domanda ampia, è giusto pensare che il federalismo sia un bene per l'economia? Ma anche qui è come sempre, non è che c'è bene, c'è male, c'è questo, c'è quello, sono argomenti che vengono normalmente affrontati in maniera astratta, in realtà bisognerebbe affrontarli in chiave storica, invece che astratta. Ci sono paesi, come quando si fanno i confronti, no? Si dice l'Europa, bene, allora ci sono paesi che sono essenzialmente trainati dalla domanda interna, l'Italia e la Francia, e paesi che sono trainati dalle esportazioni, la Germania. Ora, quello che interessa alla Germania è il traino delle esportazioni al margine, mentre per l'Italia la Francia e la Spagna sono i consumi, quindi le politiche economiche sono legate a delle vicende che normalmente non vengono tenute in considerazione, perché uno guarda la variazione del PIL, ma la variazione del PIL dipende dalle esportazioni o dai consumi interni. Di più dalle esportazioni, meno di questo, di più di quello, meno di quell'altro, e così via. Quindi quando si parla di federalismo, ci sono dei paesi dove hanno un federalismo marcatissimo, la Germania, e paesi che hanno un federalismo che si fa per dire, in realtà, che è come se fossero ingovernabili, la Spagna, perché la Catalogna è una cosa, i Paesi Baschi sono un'altra, la Castiglia è un'altra ancora. Quindi è un'altra cosa ancora, la Francia invece ha il sistema centralizzato prefettizio, eccetera. Da noi, siccome la disomogeneità del paese era assoluta quando è nato, intendo a metà dell'Ottocento, l'Italia aveva il Regno di Napoli, lo Stato del Vaticano e via andando, no? Il Granducato di Toscana, il Regno di Sardegna. Quindi la prima cosa che dovevano fare era centralizzare tutto quanto, sperando in questo modo di riuscire velocemente a modernizzarsi, nel senso di costruire ferrovie, non so, una marina militare, cose così, e mandare tutti alle elementari, no? Quindi non è che ci fosse chissà quale spazio per dire ma io voglio fare questo, io voglio fare quello. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ancora per una quasi trentina d'anni, era tutto centralizzato in Italia. Le regioni sorgono all'inizio degli anni, intorno agli anni 70, secondo i maligni la differenziazione regionale è stata fatta
perché così, siccome i comunisti non potevano andare al governo, in Italia c'era questa situazione, per cui il maggior partito di opposizione, per ragioni internazionali, non poteva andare al governo. Di conseguenza qualcosa gli veniva dato, considerando i voti che prendevano, e gli furono date le regioni che potevano governare. Quindi in Italia il regionalismo, secondo alcuni, sorge come desiderio di costituire un potere, un equilibrio politico maggiore che l'intervento dell'ASL a Cuneo, cioè era una cosa di grande politica. Quindi, premesso che bisogna studiare tutte queste cose come si deve, prima di dire è meglio il federalismo oppure no. Qui questi sono problemi complicati. Io ho curato un libro sul federalismo e vi dico subito che non c'è una conclusione. Cioè, a meno che uno non faccia comizi e dica per me è bello, per me è brutto, ma se uno studia l'argomento, insomma. Allora, faccio un esempio. Nella politologia è assolutamente oscuro se è meglio avere il decisionismo oppure no. Perché uno in teoria potrebbe dire che bello, il decisionismo decide uno, finalmente in Italia abbiamo uno che decide, tutti gli altri stanno zitti e Mosca. No, questa sarebbe la cosa, no? Attenzione, perché c'è tutta un'altra corrente, e mica di basso livello, c'è da 300 anni, che dice più il potere è concentrato, più è facile commettere errori. Cioè, tu hai l'impressione di fare bene, perché non hai freni di sorta, non ci sono freni di sorta, ma poi in realtà, in questo modo, limitando lo scambio di idee, il dibattito, il feedback, alla fine commetti degli errori molto più gravi. Allora, a favore del decisore, io ti posso portare come esempio che tutta una serie di spese pubbliche che sono fatte per fini microelettorali non ci sarebbero più. Però ti posso portare anche come esempio che quando tu hai un unico che decide, vedete Hitler e Mussolini, non è che sono i miei cani, sono venute fuori chissà quali cose, o Putin o Erdogan. Quindi è molto complicato. In teoria tutto quello che lo Stato centrale non riesce a fare meglio di una delega a livello regionale dovrebbe essere dato alle regioni, d'accordo? Questo interesse nei confronti delle regioni in Italia sorge, ho finito, con la storia del Covid, perché siccome le regioni si sono in genere quasi tutte mal comportate, allora si dice, se ci fosse stato lo Stato centrale sarebbe stato meglio, ma qui non è una prova. È come se io, non andando d'accordo con mia moglie, dicessi, ma se mi risposo. Cioè ho da una parte un fatto e dall'altra una previsione. Tu non puoi sapere cosa sarebbe successo in Italia col Covid se non ci fossero state le regioni. Quindi dire che con lo Stato sarebbe andato meglio è una pura congettura. Cioè, mentre sai che con le regioni è andata male, non sai come sarebbe andata se ci fosse stato lo Stato centrale con una volta. Quindi è una questione assolutamente aperta, questa qua. Cioè, non è che uno dice Milan-Inter. Cioè, uno può sostenere una cosa, il suo contrario, tre quarti, dire che il decisionismo è bello, però nello stesso tempo dire che, non so, io preferisco avere un sistema politico bloccato che avere Erdogan, cioè si può teorizzare tutto. L'importante è imparare a teorizzare tutto il contrario di tutto, secondo me. Grazie mille per la risposta, molto esaustiva, devo dire. Allora, riprendendo con le domande della chat, abbiamo una domanda relativa ancora al primo intervento di Gianluca Calm. Qual è il nome che se dico il cane si agita? Eh? Allora. Credo fosse riferito a Mussolini o insomma. Ah, ecco. Ok, ero un po' indietro. Allora, dal suo discorso mi sembrava di intuire che gli Stati Uniti attraggono immigrati con più skill, mentre l'Unione Europea avendo un welfare più ampio e meno istruiti. Mi chiedevo se questa informazione pesasse, non semplicemente l'informazione che la ricchezza fosse maggiore. Logicamente mi viene da pensare che queste informazioni ci siano nella classe media e non in quella povera, anche dipendentemente dal livello di ricchezza del paese specifico. Sono d'accordo. È molto facile che... gli Stati Uniti attraggono una quantità considerevole di coreani che vanno lì e fanno faville, normalmente nelle materie
in fisica, in matematica, in ingegneria. Non raramente sono umanisti. I cinesi vanno in gran numero negli Stati Uniti, ma vanno in gran numero con borse di studio. Dopodiché c'è gente di tutto il mondo che va nei paesi maggiori. Io ho lavorato in finanza per 30 anni e i pakistani e gli iraniani che lavoravano in finanza erano dei veri fulmini di guerra. Ma non perché gli iraniani e i pakistani siano tutti fulmini di guerra, perché i veri fulmini di guerra loro venivano qui. E tu dicevi, ma non è che erano tutti così, è che tu attraevi i migliori. No? Mentre qui da noi c'erano sia quelli bravissimi che quelli che erano asini, i loro che venivano qui erano ovviamente solo i bravissimi. Quindi, certamente per i lavori ad alto lignaggio, più uno ha una condizione sociale di partenza elevata in un paese in via di sviluppo, più è probabile che vada a lavorare in finanza a Londra, a Zurigo, oppure negli Stati Uniti a fare Stanford, a fare... Sì, quindi è evidente che è così. Però la mia tesi è che anche i poveracci si spostano con delle informazioni che sono quelle che facevo, usavo con l'analogia dei nostri avi, che il cugino mandava, lo zio d'America che diceva venite. Cioè, ecco, chi ha studiato a fondo le migrazioni, però per ora si sanno, conoscono quelle europee e quelle asiatiche, non si sanno, cioè abbiamo una serie storica lunghissima, o abbastanza lunga, l'integrazione totale non avviene mai. Sono forme elevate di integrazione, ma una completa integrazione non c'è, d'accordo? Mentre non sappiamo, non abbiamo una serie storica sulle migrazioni, diciamo, dai paesi musulmani. Cioè non è la stessa cosa. Mentre lei aveva i cinesi che facevano le ferrovie negli Stati Uniti dall'Ottocento e a Chinatown, quindi sa le cose, poi a tutti gli italiani che sono andati negli Stati Uniti, più tutti quelli dell'Est Europa, cioè a tutte queste storie, sugli altri sa molto poco. Comunque, possiamo ragionevolmente dire che chi insegue dei lavori ad alta remunerazione normalmente viene da un ambiente che quantomeno lo ha fatto studiare bene prima. E allora il grosso va negli Stati Uniti, ma non è che siano pochi quelli che in Europa vanno a Londra o a Zurigo e via andando. Fine. Gli altri non hanno informazioni precise, ma sanno benissimo che in Italia si vive meglio che in un villaggio della Birmania. Cioè, questo non mi sembra, no? Se vi ricordate, una volta c'era addirittura la storia degli albanesi che pensavano che l'Italia fosse il paese dei Bengodi perché guardavano la televisione, confondevano il racconto della televisione per il racconto vero. Però, come si vede in Italia rispetto all'Albania di Enver Hoxha, voglio dire, è Bengodi. Quindi c'è del vero. Quindi, se uno nasce bene, è facile che vada a fare fisica a Stanford. Se uno nasce meno bene, va a cercare fortuna o non fortuna perché è protetto in Svezia. Sì, mi sembra un modello che più o meno sta in piedi. Allora, riguardo alla questione istruzione, abbiamo un commento abbastanza brutto, diciamo. Alle medie mi raccontavano che la moneta non era fiat, ma garantita dall'oro. Sì, certo, ma quando ha fatto le medie? Prima della Prima Guerra Mondiale? Speriamo, perché altrimenti è un problema. Allora, sì, allora una volta era, vabbè, il famoso gold standard. Una volta la moneta era legata all'oro, nel senso che lei, allora, l'argomento è affascinantissimo, datemi 5 minuti. Allora, perché l'oro? Perché l'oro non si riesce a produrre ad libitum. Cioè l'oro che si estrae ogni anno è una quota percentuale minima dell'oro esistente, cioè tipo l'1-2%. Cioè dalle miniere viene fuori l'1-2% dell'oro che c'è già. Quindi lei non può alterare la quantità d'oro più di tanto perché ne estrae più del dovuto, perché tanto più di tanto non riesce a estrarne. Quindi è come la terra, è in un certo senso è semifissa la quantità di oro a disposizione. E la quantità di oro che si ha è più o meno la stessa, salvo l'oro che è finito sott'acqua con i galeoni spagnoli presi dai pirati. Però sostanzialmente l'oro è quello da sempre. Quindi se lei lega l'emissione di moneta alla quantità di oro e dice che non si può emettere, cioè si deve emettere X moneta
relativamente a Y oro, lei non riesce a emettere più moneta di quanto oro non riesca a procurarsi. Quindi l'offerta di moneta è, diciamo così, rigida e controllata, varia pochissimo l'offerta di moneta. Questa cosa sembrava importante, e lo era, perché ha dato, diciamo così, sicurezza, per cui lei prendeva una moneta e in teoria, se la carta moneta che prendeva non le piaceva, veniva cambiata in lingotti d'oro. D'accordo? Bene. Adesso salto tutta la storia degli anni 30, Bretton Woods, se no diventa troppo lungo, e arrivo al dunque. Arriva il Covid. Noi siamo in un mondo di moneta emessa in proporzione all'oro. Va bene, quindi siamo in gold standard. Va bene, lasci stare se è un gold standard diretto oppure attraverso il dollaro. Sono complicazioni inutili. Arriva il Covid. Lei non può emettere più moneta di quanto oro abbia o riesca a procurarsi. A questo punto cosa sarebbe successo? Se le banche centrali non avessero potuto comprare tutto il debito pubblico che era necessario comprare per non far avvitare l'economia, perché la moneta era rigida, perché legata all'oro come offerta. Sarebbe venuto giù il sistema. Allora, più una società è complessa, più una società deve essere governata, meno rigidità ci devono essere. Quindi avere l'offerta di moneta legata all'accumulazione di un minerale la cui offerta è rigida rende la politica monetaria rigida e inutile alla fine. Quindi alle medie probabilmente l'insegnante non aveva saputo che Richard Nixon nel 1971 aveva detto che il dollaro non era più convertibile in oro, non gliel'avevano detto, e lui era convinto che le monete fossero legate all'oro. Invece non era più vero, col sistema già molto più elastico che è finito nel 71, mentre l'ultimo famoso tentativo di legarsi all'oro è quello del 1925 in Inghilterra con Winston Churchill, che aveva cercato di ripristinare il cambio della sterlina a base aurea e poi era finito in una disoccupazione, un dramma così. Quindi Churchill, diciamo, è stato quello che ci ha salvato da Hitler, ma era meno se non si occupava di economia. Della serie non c'è nessuno che è Dio. Ho risposto, è contento il nostro? Penso di sì. Allora, PIX 303. No, non esisteva, beh, vede, un altro dice, mi dà ragione, non esisteva da un bel po'. Ok. Allora, PIX 303, che era quello che aveva fatto la domanda sulle banche centrali che assecondano l'aumento di produzione stampando moneta, scrive, a proposito di ignoranza in economia, quello che cercavo di capire prima con la domanda sulla ricchezza era che le banche centrali mettono moneta in proporzione alla produzione di prodotti e servizi di uno Stato area, per spiegare che la torna non è finita, che spesso è naturale pensare. Cos'è la torna? Non ne ho idea. Bisognerebbe chiederglielo. Allora, facciamo un discorso di natura generale. La torta non è finita, ecco. Ah, sì. Allora, con una politica monetaria duttile, lei ha una situazione dell'economia migliore di quella che avrebbe con una politica monetaria rigida, e di conseguenza la sua torta, diciamo così, è più morbida e meno secca. Questo non vuol dire che la torta è prodotta dalla banca centrale, vuol dire che la torta con l'intervento della banca centrale è più morbida, è più elastica e si conforma meglio a quelle che sono le necessità dell'equilibrio. D'accordo? Pensare che l'economia possa crescere per effetto dell'offerta di moneta, allora appunto avrebbe avuto ragione lo Zimbabwe. Lei offre una quantità di moneta enorme questo è un argomento di grandissimo fascino, perché in Italia esiste qui le illusioni, c'era Noise from America. Sto parlando dei tempi delle guerre di Napoleone, c'era Noise from America. E ai tempi di Noise from America ci fu un capolavoro
che era l'economia dei fattori fissi di Brusco. Andate a leggerla. Lì vedete che questa domanda, cioè l'idea che l'espansione della la domanda, nel senso di la domanda in chat, l'idea che l'espansione della domanda, quindi della domanda aggregata in macroeconomia, risolva tutti i problemi, è una specie di ossessione italiana priva di fondamento. Andate a leggere quella cosa lì. L'economia dei fattori fissi, Noise from America, 2007, un numero così. Ok? Bene, allora io procederei con le domande e tornerei un attimo sulla storia del pensiero, se così vogliamo chiamarla. E una domanda che ci arriva ci chiede: spesso si è raccontata la vicenda di amore e odio tra Keynes e Hayek come un conflitto intellettuale totale, dicotomico. È giusto trattarli come economisti e pensatori diametralmente opposti? Sono due pensatori liberali, entrambi. Hayek pensava che il sistema di Keynes, non Keynes che era un liberale, e che come disse lui nel suo scritto, perché sono liberale, punto domanda, starò sempre con la classe sociale a cui appartengo. Quindi non è che Keynes non fosse liberale. Per cui non è che Hayek diceva tu non sei liberale, brutto. Era il tuo sistema fa scivolare l'economia e poi il sistema politico verso il socialismo, che è una cosa diversa. Quindi il punto di frizione fra i due è che il sistema keynesiano alimentava il socialismo, cosa che Hayek trovava, come posso dire, l'anticamera della fine della libertà. E questo, allora, potete leggere 200 libri su questo. Non è che Keynes non fosse liberale, è che il suo sistema di intervento pubblico, una volta che fosse sfuggito di mano e fosse diventato perpetuo, avrebbe portato verso la fagocitazione del mercato da parte dello Stato e quindi verso forme di socialismo. Quindi Hayek gli diceva no, perché a te sembra che così vada bene, in realtà non va bene affatto, perché ci troveremmo in un mondo illiberale, oppure meglio ancora senza libertà, che è più preciso che dire illiberale. Dove non è che Hayek volesse che la nonna morisse di fame, oppure vedeva la vecchietta che attraversava la strada e la spingeva, perché così l'INPS aveva un pensionato in meno, perché nel modello dei liberisti di Hayek esiste l'intervento a favore di chi, diciamo così, ha ottenuto meno dalla vita. Quindi non è che lui andava in giro a ammazzare le vecchiette perché non aveva lo stato sociale. Quindi, attenzione, perché da racconto sembra così che i neoliberisti austriaci andassero in giro, appena vedevano una vecchietta la spingevano e dicevano il bilancio dello Stato migliora. Non era così. Quindi è chiaro, più lo Stato diventa pervasivo per effetto delle politiche keynesiane non volute da Keynes, diciamo effetto non voluto di un'azione voluta, cioè tu vuoi migliorare l'assetto ma l'effetto inintenzionale della tua azione intenzionale è tale per cui lo Stato fagocita la società civile al punto che la libertà viene meno. D'accordo? Quindi la critica di Hayek è una critica politica, pura. D'accordo? Poi per il resto, questo è l'oggetto di tutta quanta la questione. Ed è un punto di vista, cioè o meno un punto di vista, è l'oggetto del contendere è tutt'altro che semplice da dipanare. Perché sono, se vogliamo, vere entrambe le cose, come sempre, no? Giusto per complicare la vita, no? Sono vere entrambe, nel senso che lei nel dopoguerra non poteva non fare quello che è stato fatto a nome di Keynes. Perché? Perché dopo che tutto quello che era successo, lei non poteva che sviluppare lo Stato sociale, d'accordo? Quindi non poteva che fare quello, però era anche vero quello che diceva Hayek. Quindi sono entrambi i punti di vista, hanno dei pezzi di verità. D'accordo? Allora, ovviamente, cosa direbbe Ponzio Pilato se fosse qui a chattare? Direbbe che la soluzione è una soluzione a metà. Noi facciamo uno Stato sociale che non sia pervasivo in un contesto in cui tutto quello che il mercato può fare gli è lasciato fare. Che è la posizione Ponzio Pilato che io condivido e abbraccio. Cioè, tutto quello che lo Stato non sa fare lo fa il mercato. Quello che il mercato non sa fare lo fa lo Stato. Ponzio Pilato, opere, volume 3. Poi si lavora le mani.
Perfetto. Allora, a questo punto passerei ad una domanda più leggera dalla chat, sempre Wiscalzo. Ora di cosa si occupa? Insegna? No, non insegno. Adesso faccio pubblicità. Ho appena finito di scrivere un libro che uscirà il 20 di maggio. È un libro di economia e politica, presuntuosetto, nel senso che sono convinto di dire delle cose intelligenti e originali. Questo spero che vi induca a comprarlo per dire che cazzate che scrivi, e io vendo. Quindi, allo stato non scrivo più sui giornali per una serie di ragioni. No, non perché non mi vogliano, non scrivo più sui giornali per una serie di ragioni. E ho scritto questo libro, che sarebbe il mio secondo libro. Il primo libro lo scrivo nel 2008. Il primo libro era L'arrivo dei cinesi e del liberismo nel 2008. Quindi l'arrivo dei cinesi nella storia, il grande ammiraglio Zhenghe. I cinesi, intorno al 400, giravano il mondo con delle barche gigantesche, una flotta mai vista, che aveva addirittura una vela di seta rossa. E questi giravano il mondo per colpire la fantasia degli altri, per far vedere qual era la potenza cinese, ma non commerciavano né conquistavano. Quindi lo contrario degli europei, che commerciavano e conquistavano. Dopodiché, per tenere gli unni che altrimenti avrebbero invaso la Cina, hanno smontato la flotta e Zhenghe fu fatto fuori politicamente. Zhenghe, tenete conto, era un eunuco ed era pure maomettano. Quindi, come maomettano, era universalista, mentre i cinesi non sono universalisti. I universalisti sono i cristiani, gli ebrei, i maomettani, no? Quindi scrivo sto libro sull'arrivo della Cina e sull'arrivo del liberismo. Cos'è che non c'erano in questo libro del 2008? Non c'erano i populisti. Io non potevo immaginare che un giorno sarebbe arrivato Grillo Trump. Quindi è privo di populisti, non ci sono. E non c'era il Covid, perché evidentemente io non potevo immaginarmi il Covid, e sostanzialmente ancora, per come erano le cose dei tempi, non c'erano le autocrazie sviluppate come sono sviluppate oggi. Cioè, no, Putin non era ancora cattivo, Erdogan era sindaco di Istanbul, non so, in Ungheria c'era cioè, quindi era un mondo senza autocrazie, con uno sviluppo della Cina limitato, senza populisti, d'accordo? E con l'arrivo dei liberisti, diciamo che avevano preso il sopravvento, ma mai completo, da poco tempo. Questo è stato il primo libro. Il grande ammiraglio Zhenghe e l'economia globale. Siccome adesso dovevo occuparmi di autocrati e populisti, ho scritto il secondo libro, che si chiama La storia non è finita. Il titolo, vabbè, non l'ho scelto io, l'ho scelto la rete di vendita della casa editrice, però magari è vero, perché allora cos'è la storia non è finita? All'inizio degli anni 2000 si pensava che la storia fosse finita, perché caduta l'Unione Sovietica e liberalizzato, diciamo così, il sistema economico cinese, si pensava che tutto il mondo sarebbe diventato un mondo di ordine liberale, il che non è, perché in Cina abbiamo il capitalismo politico, in Russia e in Turchia abbiamo le autocrazie, nel mondo occidentale abbiamo i populisti, quindi la storia che poteva sembrare finita in realtà non è affatto finita ed è tutt'altro che lineare. Allora il libro sarebbero 150 pagine su questo argomento che io vi invito a leggere. Ma siete stati voi a farmi fare il teatrino commerciale. Allora, a proposito di questo, Irpus 93 ci commenta: spero vivamente che il titolo sia un libro di economia presuntuosetto. Sì, lo dica all'editore, che così mi licenzi. Allora, Viscalzo chiede cosa intende per capitalismo politico? Cina. Come funziona il capitalismo cinese? Funziona che lei ha il sistema pubblico, essenzialmente banche, e un sistema privato che è controllato addirittura con delle cellule del Partito Comunista dentro le aziende. D'accordo? Quindi lei ha un governo che passa attraverso le aziende direttamente pubbliche, che sono sempre meno, perché erano l'80%, sono diventate il 20%, le società pubbliche, ma dentro le società private, che sono cresciute tantissimo,
lei ha cellule del partito che controllano come queste si sono, diciamo così, mosse. Per capitalismo politico si intende un capitalismo pervasivo, non tanto come uno lo potrebbe pensare di Stato sociale, che in Cina non c'è Stato sociale, mentre in Russia c'era, cioè la Russia era un paese socialista, che è crollato, ma c'era l'istruzione, la sanità, le pensioni, in Cina non ci sono queste cose. Quindi è un caso sublime di iperliberismo controllato da un partito comunista che ha le proprie, diciamo così, le proprie cellule persino nell'economia privata. La scuola in Cina, relativamente al reddito dei cinesi, costa tantissimo. E qui si apre un campo bellissimo per i keynesiani. Allora, i cinesi poveri devono risparmiare per mandare i figli a scuola. I cinesi poveri devono risparmiare, casomai se rompessero una gamba perché non c'è un sistema sanitario, d'accordo? E devono risparmiare perché non c'è un sistema pensionistico sviluppato. Di conseguenza, in Cina c'è un tasso di risparmio cautelativo o precauzionale molto più alto di quanto altrimenti non ci sarebbe se avessero lo Stato sociale che ti dà la sanità, la pensione e l'istruzione. D'accordo? Quindi il tasso di crescita dei consumi in Cina è più basso di quanto altrimenti sarebbe se avessero un sistema più vicino al nostro, che non hanno. Non avendo un alto tasso di crescita dei consumi, la loro grande crescita dipende dagli investimenti. D'accordo? Ma costruite due corsie di autostrada, ne costruisci una terza, ma poi costruisci la quarta e la quarta magari è vuota. Città che sorgono per 25 milioni di abitanti, ma non trovi gente che va a vivere. Allora cosa succede? Che il costruttore costruisce sta città. La città però deve essere popolata da gente che paga l'affitto in maniera tale che il costruttore rende i soldi alle banche, oppure la compra, gli dà i soldi e lui gli rende i soldi alle banche. Quindi lei ha un sistema dove l'iperinvestimento crea un'iper esplosione del debito. Quindi non hanno lo Stato sociale, hanno un'iper esplosione del debito a fronte di un tasso di crescita elevatissimo, che però è dipeso da 500 milioni di contadini che sono andati in città. Quindi, per riprendere una frase di Mao Zedong, famosa quando io ero giovane, che diceva che gli Stati Uniti erano una tigre di carta, forse la Cina è una tigre di carta. Finito. A questo punto... E lo so che si pensa che la Cina vincerà e basta. Io non sono mica così convinto. Perché sulla Cina non si ragiona mai analiticamente. Si dice, sono cresciuti del 18%. Ultimamente, non so se avete visto, e la variazione del trimestre sul trimestre minimo dello scorso anno, dove c'era stata la caduta, non è moltiplicato per 4 perché è annualizzato. Se poi però lei fa la variazione del PIL del 2021 primo trimestre sul primo trimestre 2019, fa più 0,2. No, però c'è bisogno di costruire sto mito della Cina che vince, fa briga e noi poveri scemi diventeremo tutti cinesi. Mentre magari loro vorrebbero avere lo Stato sociale. A proposito di questo, tra l'altro un canale YouTube americano che si occupa di tendenzialmente divulgazione di vari temi ha fatto una serie di 3 video sui problemi della Cina, tra cui il problema demografico, la crisi delle case e adesso è uscito giusto oggi un video che non ho ancora visto sulla questione idrica. Sì, sì, è tutto vero. Allora, hanno un problema idrico, hanno un problema demografico, perché loro hanno avuto un'esplosione della popolazione in età di lavoro, quindi 64 anni, che si va a esaurire. Poi hanno avuto l'idea del figlio unico, che poi hanno bloccato, ma è un mondo dove ci sono 30 milioni di maschi che non avranno mai modo di mostrarsi eterosessuali, se volessero. E ci sono 30 milioni di maschi in più. Va bene? Quindi vuol dire liberi, Però quello che sto dicendo è che hanno delle distorsioni molto forti,
Poi, siccome il sistema è chiuso, lei non è che in Cina ha giornali di opposizione, partiti di opposizione, eh? Attenzione, bisogna anche pensare all'effetto del totalitarismo. Cioè, dalla Cina viene fuori solo quello che il governo cinese vuole che si sappia. Perché si immagini la stessa storia in Italia dove, non so, ci fossero 3 milioni di maschi che non potranno mai sposarsi. Verrebbe giù il mondo. No? Oppure, non so, che l'acqua va a esaurirsi. Non so, si incatenerebbero davanti a Palazzo Chigi. Quindi queste cose le verrebbe a sapere. Cioè, i gilets jaunes in Francia sono sorti perché la benzina costava troppo per gente che lavorava usando molto l'auto. In Cina probabilmente ci sono tantissime rivolte di cui non si sa niente. Quindi sembra un paese compatto e coeso, ma di cui non si sa nulla. Qualche volta qualche dissidente cinese scrive su Foreign Affairs sostenendo che la Cina è messa male, perché di qui, perché di là. Dopodiché rimane certo il fatto che loro sono usciti dalla miseria. Finisco con questa cosa: il salario medio cinese, calcolato come PPP, Purchasing Power Parity, era pari al 10% di quello americano prima delle riforme di Deng Xiaoping, e adesso è il 30-40% di quello americano. Ma tenete conto che adesso è diventato il 30-40% di quello americano, con quello americano che è salito così. Quindi, poi dire, chapeau, hanno fatto una cosa incredibile, ma da qui a dire che sono un modello da seguire, voglio dire, io preferisco la democrazia. Si tengano il PIL e io mi tengo la democrazia. Sempre Extreme Alex ci chiede com'è il livello di tassazione in Cina. Non credo che sia molto alto, non è tipico di un paese come questo. Veramente non lo so, io so la storia della tassazione nei paesi dell'est Europa, in Cina non lo so. Dubito che sia un sistema di tassazione come il nostro, ha ragione che se non hanno lo stato sociale che dovrebbero avere imposte progressive, banalmente, no? Cioè, stato sociale è quella cosa in cui se lei guadagna di più finanzia chi ha meno, ma nel momento in cui non hanno lo stato sociale è probabile che il livello delle imposte sia basso perché lei si finanzia il suo stato sociale. Cioè, più sono alte le imposte, più è facile che riceva istruzione e sanità dallo Stato. Più sono alte le imposte. Più sono basse, più lei ha i soldi per farsi la sua assicurazione privata e mandare i soldi. Quindi risponderei, devono essere basse per ragioni logiche, poi posso sbagliarmi. Ma in logica, meno servizi dallo Stato ricevo, più i servizi me li devo costruire io, quindi pago meno imposte. Le imposte non sono altro che i servizi che io altrimenti mi procurerei, che mi offre lo Stato, servizi sanitari e di istruzione. Quindi direi non alte. Sempre relativamente alla questione di Cina Europa, io avrei una domanda relativa alla questione che è sorta forse la scorsa settimana, se non 2 settimane fa, riguardo dell'autostrada del Montenegro. Ossia, per chi se la fosse persa, sostanzialmente il Montenegro ha iniziato a costruire questa autostrada e aveva bisogno di finanziamenti per non so quanti chilometri, comunque si è rivolto all'Europa per un finanziamento, credo sia di 1 miliardo, così, insomma, se ben ricordo, e l'Europa lo ha, diciamo, negato, e allora il Montenegro si rivolge alla Cina, e insomma questa vicenda ha fatto parecchio scalpore, e volevo sapere un suo commento. Allora, io voglio dire, sull'argomento so poco o niente, però mi sono studiato, ho letto gli articoli di Foreign Affairs sui finanziamenti della Cina ai paesi in via di sviluppo lungo la via della seta, d'accordo? Quindi ci sono i paesi lungo via della seta, sono quelli che congiungerebbero la Cina con noi, che hanno ricevuto finanziamenti dalla Cina per lo sviluppo di infrastrutture, eccetera. I tassi di interesse praticati dalla Cina sono di gran lunga maggiori dei tassi di interesse che la Banca Mondiale praticherebbe per finanziarti le stesse opere. Quindi direi che i cinesi, se anche ti danno i soldi, come dire, ti chiedono degli interessi molto alti, mentre invece se tu questi interessi li dovessi pagare ad altre istituzioni, certamente pagheresti di meno. Allora rimane la domanda, perché accetti dei finanziamenti usurai cinesi invece che finanziamenti non,
non elevati da parte degli altri, probabilmente perché questi sono paesi in qualche misura, diciamo, sono delle autocrazie, per cui preferiscono pagare più interessi a un'autocrazia che pagare meno interessi per poi diventare dei paesi democratici, perché altrimenti se non diventano dei paesi democratici i soldi poi non gli vengono più dati. Quindi io la interpreterei in chiave politica la storia. Quindi Montenegro, se vuole i soldi da noi, deve diventare una democrazia. Se li vuole dai cinesi, paghi di più. E il dittatore si arricchirà lui e i suoi. Penso. Non lo so il Montenegro, ma sugli altri paesi è così. Cioè c'è questa cosa affascinante. Beh, anche nella stampa italiana si dice, ecco, la Cina si espande, i paesi vanno verso la Cina, per forza. Sono tutti autocrati che si trovano molto più a loro agio con questi, perché come dire, il loro paese si sviluppa, loro si arricchiscono e portano i soldi a Zurigo. Per cui se mai un giorno li cacciassero, si vanno a Zurigo, vanno a Londra, si comprano il Chelsea. Cioè c'è tutto un mondo, le autocrazie sono dei sistemi politici dove la cosa è, allora, se gli autocrati credessero veramente nel loro paese, investirebbero nel loro paese. Invece perché portano i soldi a Cipro, a Zurigo, a Londra e comprano casa a Londra, scuola di calcio? Perché non credono nel loro paese. Quindi questi portano via tutto, lo mettono all'estero, vuol dire che non si fidano del loro sistema. Queste sono cose che bisognerebbe iniziare a ragionare. Cioè non è che dici che gli autocrati cucurucù, perché i soldi hanno le famiglie all'estero, i figli che studiano all'estero, i soldi all'estero. Quindi la loro fiducia nel sistema in cui comandano e che propagandano è zero. È come se io, che vi sto facendo l'apologia del sistema occidentale, avessi tutti i miei risparmi investiti in, non lo so, in Namibia. Cioè tu diresti, beh, c'è qualcosa che non va. No? Ecco, quindi io direi che su queste cose bisogna essere molto sgamati. Penso di aver risposto. Allora, vorrei proseguire con due ultime forse domande da parte della chat. Una di Matteo Alissei, che è: quali sono a suo avviso le maggiori cause della ripresa cinese molto più rapida di quella della maggior parte dei paesi occidentali? Allora, intanto a credere alle loro statistiche. Allora, supponiamo che le loro statistiche, come vi ho detto, allora c'è questo articolo dell'Economist che mostra come questo più 18 non è altro che la variazione su un trimestre precedente l'anno, cioè quindi lo stesso trimestre dell'anno precedente, dove lei ha avuto il denominatore crollato. D'accordo? Quindi se lei ha una variazione del trimestre sul trimestre peggiore ha una forte variazione. A questo punto loro moltiplicano la variazione di un trimestre per 4 perché la annualizzano. I sistemi contabili europei non annualizzano le variazioni trimestrali, per cui sono sempre mosci, perché se sul trimestre prima io ho fatto più 0,2 si dice cosa hai fatto questo trimestre più 0,2, quanto hai fatto sull'anno prima, non so, più 2. Ah. Se invece fosse annualizzato, il più 2 diventerebbe più di più 8 perché è composto, no? Cioè più, il 2% per 4 volte, ma è composto. Allora, intanto c'è questa cosa qua della contabilità cinese. Poi è possibile che si siano ripresi in fretta, a ragione che per loro era molto più facile bloccare tutto, non essendo una democrazia, eh? Quindi tutti con la maschera, tutti muti e guai a chi sgarrava. Mentre qui è stato molto più difficile fare così. C'erano quelli che dicevano io non mi metto la mascherina, quelli che dicevano no, Trump che diceva no, quello sì, quello là. Allora, un sistema totalitario riesce a gestire certe situazioni molto meglio di un sistema democratico. Questo è fuori discussione. Va detto che nel lungo termine un sistema democratico più elastico normalmente ha sempre fatto meglio. Comunque le guerre le hanno sempre vinte le democrazie. Cioè i sistemi non democratici inizialmente le vincono, poi alla lunga le perdono, perché hanno meno consenso della democrazia. La democrazia funziona male, ma è consensuale. Quindi è possibile che abbiano avuto questo rimbalzo, sono contento per loro, ma a me non mi fa alcun effetto. Cioè, bravi. Bisogna vedere, perché poi... Anche qui
bisogna smettere di ragionare solo sulle variazioni del PIL, che uno deve guardare anche, no, non sto dicendo la qualità della vita, la speranza di vita, no, sto dicendo anche, bisogna vedere anche come è variato il debito, quale debito, cosa hanno fatto, dove hanno investito, perché c'è stata la crescita, perché c'è stata questa crescita. Hanno investito, sono i consumi, non so, hanno migliori ospedali o hanno costruito la 500 milionesima acciaieria. Cioè, prima di dire che bravi loro ci subisseranno, bisognava vedere cosa hanno fatto. Magari hanno costruito l'ottava corsia di un'autostrada. È buon per loro, la guarderanno vuota. Bisogna vedere, si sa veramente poco. Cioè, io non so, eppure leggo il Financial Times, l'Economist, tutto. Quindi, prima di dire aiuto la Cina, anche gli Stati Uniti hanno questa abitudine di annualizzare. Chi non annualizza sono l'Europa e il Giappone. A questo, allora, un'altra domanda un po' off topic, ci arriva sempre da Wiscalzo, che dopo averci chiesto i libri di economia, ci chiede riviste o quotidiani economici ai quali ha senso abbonarsi. Beh, quelli che ha senso abbonare sono costosi, Cioè, il meglio del meglio, dell'assoluto meglio, sono i tre che ho citato. Cioè, sono il Financial Times, l'Economist e Foreign Affairs. D'accordo? Uno si può abbonare alla versione non cartacea, ovviamente, perché costa molto meno, fa prima tutto e poi eccetera. Non c'è paragone fra queste cose qui e quello che uno può leggere sulla stampa nostra. Nel senso che la stampa nostra è costruita in una maniera tale per cui ha sempre, diciamo, non è mai analitica, se così posso esprimermi, servilmente, perché in realtà ho dei pensieri peggiori. In senso non è mai veramente analitica. Facciamo così, per semplificare. Allora, stampa italiana, la Cina si riprende, gli Stati Uniti annaspano e si allea con Putin, che ha ruggito, stampa italiana, stampa inglese, hanno una contabilità farlocca, perché se lei fa questo conto e guarda il grafico, fa così, annualizzano, l'Economist, Foreign Affairs, articoli sulla debolezza della Cina, sulla forza della Cina, tutti quelli che spiegano perché la Cina è forte, quelli che spiegano perché la Cina è debole, e via andando. Quindi dipende da quanto uno vuole usare le informazioni per arricchirsi intellettualmente oppure per far parte di una tifoseria. Se uno vuole far parte di una tifoseria, io consiglio la stampa italiana. Se è di sinistra, legge Repubblica. Se è di destra, legge il giornale. Ed è tifoso Milan-Inter. Se invece uno vuole capire come funziona il calcio, deve andare sulla lingua inglese. Purtroppo non leggo il tedesco, perché quindi non posso dire niente. Magari il giornale tedesco me ne... Leggo il francese, ma i francesi non sono... sono più vicini a noi che agli anglosassoni. E poi comunque se governano il mondo ci sarà un motivo, Cioè non è che uno è scemo e governa il mondo, E quindi io consiglio queste tre cose. Diciamo che con un 200-300 euro l'anno uno si abbona a tutto, però ecco, non è poco, E lo stesso vale per i libri. Quasi tutti i libri intelligenti sono pubblicati da Columbia, Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, quasi tutti. E quindi purtroppo siamo bisogna entrare nell'ordine di idee che noi siamo una provincia. Così come i tracci parlavano in latino ai tempi di Roma, così noi dobbiamo parlare inglese ai tempi di oggi. Abbiamo fatto subire agli altri le legioni e adesso arriva la vendetta. Bene, allora andrei in conclusione con un'altra domanda interessante sempre riguardo alla questione di Schumpeter. Torniamo un po' su quello che ci siamo detti le scorse volte. E questo è di Flavio, chiede: come si può inquadrare la distruzione creativa di Schumpeter in questo contesto storico se la green economy e l'intelligenza artificiale saranno un fattore di innovazione predominante che creerà lo shifting maggiore rispetto ad altri fattori tra le aziende, come innovazione radicale e dirompente? Allora, intanto sono di distruzione creatrice, non è che non lo sono.
Cioè, non è che se per distruzione creatrice si intende che cambia il prodotto, il canale di distribuzione, il modo di produrre. Queste cose cambiano le tre cose, quindi tecnicamente parlando sono creatrice, distruzione creatrice, nel senso che distruggono il vecchio come posso dire, danno ossigeno al nuovo. Ecco, questa è la definizione. Distruggono il vecchio e danno ossigeno al nuovo. Dopodiché nel modello di Schumpeter ci sarebbe un altro pezzetto, cioè che la competizione libera. Quindi quelli che innovano hanno dei profitti da monopolio, ma siccome i prodotti o le innovazioni di canale sono imitabili, entrano nuove imprese attratte dai profitti, a questo punto si crea una competizione di prezzo, perché il prezzo va sul costo marginale e il profitto da monopolista, che era frutto dell'innovazione, scompare. Quindi queste cose sono schumpeteriane in partenza, cioè la green economy e l'intelligenza artificiale, non è detto che siano schumpeteriane in arrivo, nel senso che se non si crea concorrenza, lei ha una distruzione creatrice di monopolisti, e quindi è schumpeteriano a metà. E quindi, siccome non lo possiamo sapere, come la canzone, si saprà solo vivendo, io non so come andrà a finire, per ora possiamo dire che certamente keynesiano quello che sta accadendo, schumpeteriano quello che sta accadendo, non è detto che sia schumpeteriano in conclusione. D'accordo? Perché ci dovrebbe essere concorrenza. Ma questo noi allo Stato non possiamo saperlo, come sarà. Perché può darsi che l'intelligenza artificiale rafforzi alcune imprese, non tutte, eccetera, eccetera. In generale, se osservate l'economia, voi vedete che sta crescendo il grado di oligopolio, questo sì. Quindi è un mondo meno concorrenziale. Però Schumpeter difendeva la dinamicità degli oligopoli. Cioè diventa un discorso, se lo facciamo in astratto, significa poco. Bisogna andare a vedere le condizioni concrete di tutto quanto. E cioè, viviamo meglio o viviamo peggio? Cioè abbiamo servizi migliori, prezzi più bassi, queste cose qui. Allo Stato non si può dire. L'ultima è questa. Non siamo sicuri che il cambiamento climatico effettivamente sia così pericoloso. Non lo sappiamo. Cioè c'è chi dice che è pericolosissimo, c'è chi dice che no, c'è chi dice che è a metà, la rava la fava. Cosa fare? Conviene la green economy. Perché? Perché se era tutta una bufala la storia del riscaldamento climatico, lei può dire: io sono stato così prudente che mi sono comportato come se il peggio dovesse accadere. D'accordo? Quindi fa la figura della persona seria e consapevole. Io non potevo sapere se era una bufala, ma mi sono comportato come se fosse stato vero, perché così vi ho tirato fuori dai guai, casomai fossero venuti fuori. Poi, se invece la storia è vera, dice: io ho agito e vi ho salvato. Quindi sono stato prudente nel primo caso e vi ho salvato nel secondo. Quindi è win-win in termini di teoria dei giochi diventare verde. Cioè, indipendentemente da uno che credo o meno, io non credo a nulla, indipendentemente da quello che uno, in cui uno crede rispetto al riscaldamento climatico, conviene muoversi perché se non c'è sei stato prudente, se c'è hai salvato il mondo. Quindi è win-win e ti fai bello. Applausi. Lo so, il mondo è cinico. Perfetto, grazie. Allora andrei in chiusura, magari possiamo fare un'ultimissima domanda di Extreme Alex prima di chiudere, che ci chiede: che consiglio darebbe a un ragazzo che vorrebbe lavorare nell'ambito della finanza? Beh, di andare a lavorare in ambito finanza. Io ho lavorato 30 anni in finanza e non è vero che uno è artistico se si occupa d'arte, C'è la finanza, fidate, la finanza costringe a essere artistico. Siccome non esiste una conclusione nei problemi, d'accordo? Allora, è come la medicina, Alla fine ci sono forme d'arte dove uno deve saper... Allora, c'è una dimensione di indovinare fortissima. Quindi chi vi dice che sa come sono le cose è un bugiardo. C'è una grande dimensione di indovinare e una grande dimensione di, come posso dire, finezza artistica. Quindi, però naturalmente questo vale per i lavori di livello,
Cioè, se uno fa il guardiano in finanza non è la stessa cosa. Quindi uno che fa carriera in finanza si diverte di sicuro. D'accordo? Perché vive in un mondo di completa incertezza, dove deve far finta di sapere. Ed è proprio divertente. La ringrazio. A questo punto, dopo quasi un'ora e mezza, potremmo andare verso una chiusura. Le domande a cui non siamo, diciamo, riusciti a rispondere le abbiamo segnate, quindi eventualmente potremmo fare anche una seconda tornata per, diciamo, concludere. Con questo, diciamo, vi salutiamo e alla prossima. Grazie per l'attenzione.